Disney Pictures scrive se stessa attraverso la rivisitazione di una delle pietre miliari della sua filmografia, L'apprendista stregone, il famoso film d'azione musicale del 1940, Fantasia, considerato tutt'oggi il terzo classico Disney. Un vero capolavoro che vedeva come protagonista Topo. Da ballata a film d'animazione, fino a diventare ora una commedia fantasy ambientata nella moderna Manhattan, dove le antiche forze del bene e del male si scontrano sotto il vessillo di due grandi nomi del passato, Mago Merlino e la Strega Nera. A dirigere questa impresa è John Turturro, il produttore è Jerry Bruckheimer. Nicolas Cage indossa i panni dell'antico mago Balthazar Blake, dall'aspetto straordinariamente giovane nonostante l'età, grazie a un incantesimo di Merlino, che per secoli ha girato il mondo catturando i seguaci della terribile Morgana e contemporaneamente alla ricerca dell'eletto, il sommo Merliniano. L'incontro con il prescelto, il giovane Dave Statler, romperà i precari equilibri che finora Balthazar aveva cercato di mantenere. Gli effetti speciali sono apprezzabili e in sostanza il film è piacevole.